fa ingresso il Presidente della Repubblica. Ha inizio la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico della Scuola Normale Superiore. Prende la parola il direttore della Scuola Normale Superiore, professor Fabio Beltram. Signor Presidente, le porgo benvenuto da parte di tutta la comunità della Scuola Normale Superiore. Allievi, assegnisti, personale docente, personale tecnico-amministrativo. La sua presenza è per noi un onore. E non solo per l'altra carica che lei ricopre. Con grande cortesia, il segretario generale del Quirinale, il dottor Zampetti, che oggi è qui con noi, e lo ringrazio, mi ha chiamato ormai 4 mesi fa per informarmi della sua partecipazione. Signor Presidente, vorrei ripetere oggi quello che ho detto subito a lui in quella telefonata. Per tutti noi la sua presenza non è solo un onore, ma un grande incoraggiamento, uno stimolo a proseguire con impegno nella nostra missione, che è la valorizzazione del talento dei nostri giovani, e anche per questo la ringraziamo. Voglio poi porgere il benvenuto anche alle altre autorità civili che sono intervenute oggi. Abbiamo con noi, le ringrazio, il Presidente e la Vicepresidente della Regione Toscana, il Sindaco e il Prefetto di Pisa. I nostri onorevoli, Maria Chiara Carrozza, Paolo Fontanelli, Maria Grazia Gatti e Federico Gelli. Do il benvenuto al Capo di Gabinetto del Ministro per le Riforme, al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente del Tribunale di Pisa, al Procuratore Capo della Repubblica Reggente, al Questore, al Presidente della nostra Camera di Commercio, al Comandante dei Vigili del Fuoco. Un benvenuto al Sindaco di San Miniato. Il nostro grazie al Presidente della Comunità Ebraica di Pisa, che manda un messaggio affettuoso, ma comprensibilmente non è con noi in questa giornata di Shabbat. Un saluto e il benvenuto alle autorità militari, il Generale Comandante della 46esima Brigata Aerea, il Contrammiraglio Direttore del CISAM, il Generale Comandante della Legione Carabinieri Toscana, il Generale Comandante Regionale della Guardia di Finanza. Benvenuti ai comandanti provinciali, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale, ai comandanti del 6° Reggimento di Manovra e del CAPAR, al Deputy Garrison Manager della base di Camp Derby. Benvenuti ai rappresentanti della Arcidiocesi di Pisa e della Comunità Islamica Cittadina. Un saluto e il benvenuto alle autorità accademiche, i rettori dell'Università di Pisa, della Scuola Superiore Sant'Anna, dell'Università per Stranieri di Siena, il direttore di IMT, il presidente della Scuola Superiore Sant'Anna, il direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza, il direttore della Scuola Galileiana di Padova, anche in rappresentanza del rettore, i colleghi rappresentanti gli altri atenei. Grazie al presidente del nostro nucleo di valutazione, al presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Un benvenuto al nostro direttore Vesentini e al Presidente dell'ANVUR. Abbiamo poi una folta rappresentanza di direttori generali di università e vorrei cominciare ringraziando però i nostri ex segretari generali e direttori amministrativi che sono tornati per questa occasione speciale, Daniela Sevieri e Anna Maria Gaibisso, e dopo poi ripeto, il benvenuto ai direttori generali di Pisa, Siena Stranieri, Piemonte Orientale, IMT e del Politecnico di Torino, ma per noi è il nostro ex segretario generale e gli do un bentornato. Un benvenuto ai rappresentanti dell'Associazione Amici della Scuola Normale Superiore, dell'Associazione Normalisti, dell'Accademia dei Lincei. Benvenuti alla direttrice generale delle biblioteche e istituti culturali del MIBACT, alla Soprintendente Archivistica per la Toscana, alla Soprintendente alle Belle Arti e al Territorio delle Province di Pisa e Livorno,
ai presidenti della Fondazione Pisa, della Fondazione della Banca Cassa di Risparmio di San Miniato, di Confindustria Toscana, dell'Istituzione Cavalieri di Santo Stefano e della Fondazione Puteana. Il nostro saluto e il benvenuto al Presidente dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, al Presidente e al Direttore Scientifico della Fondazione Toscana, Gabriele Monasterio, al Presidente della Fondazione Pisana per la Scienza, ai rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Benvenuti ai numerosi rappresentanti degli organi di informazione. Saluto gli allievi, gli ex allievi, il personale docente e tecnico amministrativo della scuola, le nostre ospiti e i nostri ospiti qui in Sala Azzurra, in Aula Bianchi, o che ci seguono in streaming o direttamente in Piazza dei Cavalieri sul megaschermo. Benvenuto a tutti. Ancora una volta partiamo da qui, da quel 18 ottobre 1810, a Fontainebleau, quando Napoleone Bonaparte firmò questo decreto e fondò la Scuola Normale Superiore di Pisa. Abbiamo scelto questa data per fissare l'inizio dell'anno accademico della Normale ed ecco perché siamo qui oggi. 205 anni dalla fondazione, dunque, e anniversario, certo meno importante, quinto anno dell'attuale direzione. 5 anni nei quali, in assoluta continuità con i principi sui quali è stata fondata e secondo i quali si è sviluppata in oltre 2 secoli, la scuola si è aggiornata, si è aperta a nuove discipline e a una dimensione sempre più internazionale. Sì, la Normale si è rinnovata, si deve rinnovare, deve restare al passo con i tempi, anzi deve anticipare i cambiamenti. Dobbiamo proporre ai nostri giovani, ragazze e ragazzi di talento che vengono dal nostro paese e sempre più anche dall'estero, le direzioni dove potranno meglio realizzare il loro potenziale e al tempo stesso contribuire allo sviluppo economico, culturale e sociale della società. E in questi anni siamo cambiati. Lo dico con soddisfazione, con orgoglio. È cambiata la struttura del corpo docente, con il ricorso a tutti gli strumenti disponibili per offrire una proposta didattica articolata, aggiornata e flessibile. È stato finalmente valorizzato il patrimonio rappresentato dai nostri ricercatori, in particolare i più giovani. Abbiamo cambiato la struttura dei centri di supporto alla ricerca e potenziato la nostra capacità di autofinanziamento. Abbiamo ridefinito il perimetro scientifico della scuola, uscendo dai confini della Normale napoleonica. Abbiamo trasformato i nostri corsi di perfezionamento in una vera PhD school. Abbiamo aperto una nuova articolazione della Normale a Firenze e cambiato il nostro stesso nome per rivendicare l'unicità della Scuola Normale Superiore, senza bisogno di specificazioni geografiche. Abbiamo infine aperto ancor più la scuola e i rapporti con il territorio e con il mondo della cultura e delle imprese. Un elenco questo solo parziale, ma credo un elenco che dimostra l'intensità del lavoro di questi anni, un lavoro che è stato reso possibile dalla larga condivisione di questo progetto nella nostra comunità, un dato simbolico di questo cambiamento. In questi 5 anni il corpo docente della scuola non solo non è invecchiato, al contrario del direttore pro tempore, ahimè, ma l'età media del corpo docente è calata di 5 anni, in completa controtendenza con il dato nazionale. La Normale, sia chiaro, deve includere tutto lo spettro di esperienze e quindi di età, dai giovani allievi del corso ordinario ai professori emeriti. Tutto questo spettro di esperienze e competenze è necessario. Credo che ci siamo finalmente allineati su un punto di equilibrio corretto in questa direzione. Cambiamento e rinnovamento, dicevo, anche vincendo alcune resistenze. Eh sì, perfino il normale. E proprio per questo, per verificare la validità delle scelte fatte, una parte importante di questo discorso è dedicata alla verifica dell'impatto di questi cambiamenti, all'analisi degli indicatori che ci dicono se siamo sulla strada giusta. Per la sua importanza e visibilità internazionale partiamo inevitabilmente dall'Academic Ranking of World Universities dell'Università di Shanghai. Ricordo che in questa classifica gli indicatori sono cumulativi
e vengono pesati per tener conto della taglia dell'Ateneo valutato soltanto nel parametro PCP, per capita performance. Guardando a questo parametro possiamo confrontare l'intensità di qualità dei diversi Atenei. Evitiamo così di confrontare, vi faccio un esempio che mi sembra chiarificatore, un indicatore come il numero totale delle pubblicazioni scientifiche di un Ateneo, quando un Ateneo ha 2.000 docenti, oppure 40 docenti, come la scuola normale superiore. In questo esempio, non fictum, i docenti dell'Ateneo più piccolo devono produrre 50 volte più pubblicazioni dei colleghi solo perché i due Atenei siano giudicati della stessa qualità. È chiaro quindi che noi dobbiamo guardare il ranking PCP, il per capita performance. Ebbene, guardando a questo elenco, troviamo ancora una volta la normale nel gruppetto di testa. La normale è, lo vedete in questa mappa, il sesto Ateneo a livello mondiale. Mi cito dal discorso inaugurale di qualche anno fa. Non credo ciecamente a questa o in generale a nessuna classifica, ma mi conforta vedere quali sono le istituzioni che costituiscono il manipolo di testa di cui facciamo parte. E in effetti devo dire che non ci lamentiamo. In Europa, Scuola Normale Superiore ed École Normale di Parigi, e gli altri nomi non so neanche se serve nominarli perché l'avevate già in testa. Caltech, Harvard, Princeton e MIT. Mi spiace perché non avevate forse in testa la normale quando adesso il gruppo dei sei. È una deformazione che dovremmo imparare a correggere. In questa classifica dunque la normale è il sesto Ateneo al mondo ed è di gran lunga il primo Ateneo italiano. Mi piace però scorrere questa graduatoria dell'ARVU per cercare il secondo Ateneo italiano. Ed è l'Università di Pisa. Ateneo nostro partner dalla fondazione. È una notizia splendida che rappresenta una risorsa straordinaria per i nostri allievi e su questo ritornerò. Menziono un ultimo indicatore del ranking dell'Università di Shanghai. Questo è relativo alle sole scienze nel senso di fisica, chimica, matematica, ovvero la quasi totalità della classe di scienze matematiche naturali della scuola. Questo parametro misura la qualità delle pubblicazioni scientifiche e si chiama TOP, perché vi do tutti questi dettagli, perché è così più facile verificare sul sito della Shanghai University. Guardando l'indicatore TOP, anche questa volta la normale è il primo Ateneo al mondo, davanti anche a quegli altri che vi ho mostrato sulla mappa, per essere ancora più esplicito. Il lavoro di questi anni per accrescere la nostra capacità di svolgere ricerca al più alto livello sta dando i suoi frutti e fa riconoscimento anche in questa classifica. È recentissima poi la pubblicazione di un'altra graduatoria, il World University Ranking del Times Higher Education. Anche quest'anno la normale è il primo Ateneo italiano. Ne sono lieto, naturalmente. E anche qui mi fa piacere scorrere con voi la classifica cercando l'Ateneo italiano successivo. Ed è la Scuola Superiore Sant'Anna, Ateneo a noi vicino non solo geograficamente, ma per storia, per generi, per valori. Anche di questo sono felicissimo. La normale dunque, ma non solo, tutto il sistema universitario pisano esce davvero a testa alta da queste classifiche. Lo dico a tutti i colleghi degli Atenei pisani, che questo ci stimoli a fare di più sistema. L'esperienza e le scelte fatte dal sistema universitario parigino, credo, meritino la nostra attenzione, c'è la nostra disponibilità. È bene guardare a queste classifiche, non solo perché rappresentano uno strumento essenziale per rafforzare l'attrattività della scuola a livello internazionale, e noi lo verifichiamo ogni anno nei nostri concorsi di ammissione, ma anche perché è giusto che la normale con umiltà si faccia misurare, confrontare, valutare. Solo dopo che abbiamo analizzato la normale di oggi possiamo rivendicare con orgoglio i nostri successi del passato, i nostri premi Nobel, i nostri allievi che hanno avuto un impatto così straordinario nella vita culturale, politica, scientifica del nostro Paese. Ancora in tema di valutazione, è in corso un nuovo ciclo della VQR, una pioggia di sigle oggi, valutazione della qualità della ricerca, da parte del ANVUR, l'Agenzia Nazionale per la Valutazione di Università e Ricerca. E qui con noi, tra l'altro, il presidente dell'ANVUR, Stefano Fantoni, che saluto ancora una volta con amicizia. Aspettiamo serenamente questa valutazione.
ma alla presenza del Capo dello Stato desidero sottolineare l'importanza di questo lavoro. Solo un feedback forte e coerente, basato su una valutazione seria, oggettiva e condivisa, potrà far migliorare il sistema universitario. È inutile produrre altri regolamenti, leggi e leggine che avrebbero il solo risultato di rendere più farraginoso il sistema dell'università. Gli atenei che reclutano al ribasso, e ci sono. Gli atenei che reclutano solo al loro interno, e ci sono. Gli atenei non virtuosi dal punto di vista finanziario, e ci sono, devono ricevere un segnale forte e chiaro nel momento della ripartizione delle risorse. Non deve essere conveniente reclutare docenti mediocri. Presupposto per un'azione corretta è una valutazione efficace e coerente nel tempo. L'ANVUR, con il sostegno della comunità accademica, può certamente affinare le metodologie della VQR e una particolare attenzione credo vada riservata all'ambito delle scienze umane. Devono essere evitati approcci troppo schematici, basati sul trasferimento meccanico di metodi e indicatori che funzionano forse in altri campi del sapere. Attenzione però, e voglio essere davvero esplicito, vanno respinti i tentativi di resistenza a una qualunque valutazione, che spesso si nascondono dietro alate dichiarazioni. C'è ancora troppa autoreferenzialità, troppo corporativismo in gruppi che esistono solo nel proprio proverbiale orticello e svaniscono al di fuori della propria rivista stampata e letta in casa. L'altro indicatore che vorrei esaminare con voi è il numero di domande di ammissione alla scuola. In questo grafico vedete i dati degli ultimi anni. È un numero che, in particolare se lo rapportiamo con le poche decine di posti che si sono messi a concorso, è altissimo. Siamo arrivati a 2.000 domande. Questo ci permette di continuare a coprire i pochi posti disponibili con una selezione severa. In questa selezione è la vera forza della scuola normale, la prima chiave del nostro modello formativo, una comunità formata di allievi di talento e straordinaria motivazione. L'aumento che vedete negli ultimi anni è frutto soprattutto della crescita delle domande di ammissione al nostro corso di PhD. Questo numero è ormai della stessa taglia di quello relativo al corso ordinario. Il nostro PhD, che è nato 2 anni fa, ha recuperato in questo breve intervallo di tempo i 200 anni che lo separano dalla nascita del corso ordinario in termini di attrattività. Ne sono davvero felice, perché questo successo nasce da un progetto molto preciso di revisione del nostro corso di perfezionamento. Ricordiamolo, questo è il primo corso post laurea introdotto in Italia, perché nasce nel 1927. Ai nuovi perfezionandi, la scuola rilascia il titolo globalmente intelligibile di Filosofia Doctor, a seguito di un percorso chiaro, formalizzato in modo da assicurarne l'allineamento con le migliori esperienze internazionali. E sempre più internazionale è l'ambiente dei nostri corsi di laurea, post laurea, e quindi della scuola. Vi mostro una mappa che secondo me troverà visivamente rende rappresentativo quello che vi sto dicendo. Questi sono gli stati da cui arrivano i nostri allievi che entreranno il 1° novembre. Sono i nuovi allievi ammessi al corso di dottorato. C'è sostanzialmente tutta Europa, c'è l'Oriente, c'è il Giappone, c'è la Malesia, c'è il Canada. Questa è la scuola normale di oggi, questo è quello che intendo quando aprirsi e diventare internazionali è una caratteristica della scuola normale. Abbiamo un altro indicatore sulla qualità e l'interesse che c'è per il nostro dottorato se guardiamo a questi dati. Questo rappresenta un po' di dati relativi alle domande, non agli ammessi che vi ho mostrato, ma alle domande di ammissione alla scuola. Abbiamo una maggioranza di domande dall'estero, come vedete, complessivamente il 54%, e c'è una distribuzione molto diversa nei corsi dottorali delle 3 diverse strutture in cui si articola la scuola. Sono numeri buoni, in qualche caso ottimi, credo tuttavia che non ci debbano sfuggire le disomogeneità
tra le strutture accademiche. Questo ci deve stimolare ad affinare e meglio spiegare la nostra proposta didattica. È in corso su questo una riflessione approfondita, in particolare nell'ambito della classe di scienze umane, ma aggiustamenti sono necessari in tutte le articolazioni della scuola. Vi assicuro che si vedrà un diverso disegno della nostra offerta già dal prossimo bando. Su questi temi è importante la discussione nelle e tra le nostre strutture accademiche. Questo è un punto ottimo, credo, per augurare assieme a voi buon lavoro ai nostri 3 neoeletti presidi che entreranno in carica il 1° novembre, della classe di scienze umane Giampiero Rosati, della classe di scienze matematiche e naturali Vincenzo Barone, dell'Istituto di Scienze Umane e Sociali Donatella Della Porta. Oltre a loro che siedono qui alla mia destra, l'augurio di buon lavoro, unito al mio personale ringraziamento, va al vice direttore della scuola, Andrea Giardina, e vi chiedo di unirvi con me in un applauso. Però, guardando al lavoro di questi ultimi anni, vi chiedo di ringraziare nuovamente il vice direttore, la nostra segretario generale, Ilaria Damo, e i 3 presidi, il cui incarico termina a fine mese, i professori Luigi Ambrosio, Michele Ciliberto e Mario Citroni. Restando nel campo della formazione avanzata, vi annuncio un'importante innovazione della normale. La nascita di un programma post-dottorale per la nostra sede fiorentina. Un programma su cui abbiamo forti ambizioni. Io ritengo che questo sarà uno dei frutti più interessanti della fusione con il SUM. Ne parleremo più diffusamente nella cerimonia del 1° dicembre, nella quale assieme al sindaco di Firenze Nardella inaugureremo la residenza studentesca fiorentina della Normale. C'è anche una foto della sede della residenza che secondo me è straordinaria, molto bella. Siete naturalmente tutti invitati. Ma ora parliamo del corso ordinario, del corso prelaurea della scuola. È confermata la sua dimensione nazionale. Basta guardare la provenienza degli allievi che hanno ricevuto il diploma nella cerimonia dello scorso dicembre 2014. Quelle sono le città di provenienza degli allievi. Ci sono un paio di presenze dall'estero, come vedete, ma è sostanzialmente questo un percorso che vede in primo luogo la presenza di italiani. La normale è nata con e per il corso ordinario, ma anche qui, in attesa dell'avvio di procedure di accreditamento ANVUR, sono necessari aggiornamenti e aggiustamenti. Il nuovo regolamento didattico verrà varato in questo mese di ottobre. Il dialogo costante e la collaborazione con l'Università di Pisa, lo ricordavo poco fa, sono il presupposto per il successo del nostro corso ordinario. Sono molto lieto della sperimentazione di percorsi magistrali speciali che stiamo congiuntamente avviando nei campi delle nanoscienze e delle neuroscienze, che potranno anche favorire una maggiore internazionalizzazione del nostro corso ordinario. Saluto nuovamente e lo ringrazio il rettore Augello. Possiamo, anzi, dobbiamo sperimentare, aggiornarci, ma senza perdere di vista la nostra stella polare. Selezionare giovani di talento e fornire loro le condizioni per svilupparlo al massimo livello, annullando ogni differenza di censo. La normale è e deve restare completamente gratuita. La seconda chiave del nostro modello formativo è la ricerca scientifica. La ricerca come educazione al problem solving. È per questo che la normale investe con straordinaria intensità nella biblioteca, una delle più grandi a scaffale aperto in Europa, nei laboratori e centri di ricerca, in un programma di seed funding interno che prevede fondi riservati ai giovani e da quest'anno in un sistema di incentivazione ad hoc. Sottolineo che i nostri progetti interni di ricerca sono selezionati su base competitiva attraverso refragi di esperti esterni alla scuola. Ringrazio il professor Fulvio Ricci, prorettore della valutazione e ricerca, per il suo lavoro serio e generoso a favore della normale. Sono felice che potremo continuare a contare su di lui anche in questo nuovo anno accademico.
Questo sforzo non ha solo favorito la creazione di un ambiente ideale per la formazione dei nostri allievi, ma ha anche determinato le condizioni per una cresciuta competitività della Normale, che si è tradotta in una maggiore capacità di autofinanziamento. Un esempio. In questo momento alla scuola sono attivi 10 progetti finanziati dallo European Research Council, ERC. Se noi scalassimo il grado di attrattività della scuola normale sull'intero sistema universitario, vi ricordo che la scuola normale è una frazione di percento del sistema universitario italiano, e facciamo questa semplicissima proporzione, scopriremo che tutti i fondi di ERC arriverebbero in Italia, non resterebbe un euro per gli altri paesi. La scuola è in effetti per molti versi anche un istituto di ricerca, e sono molto fiero dell'imponente rete di collaborazioni scientifiche che sono attive. Desidero ricordare oggi solo una cosa in particolare, la forte integrazione con alcuni enti pubblici e privati che ha portato nelle strutture della Normale gruppi di ricercatori afferenti a quegli enti e che collaborano in modo molto efficace e trasparente attraverso strumentazione, attraverso le loro competenze. Ne menziono con piacere alcuni che in molti casi sono anche enti che finanziano borse del nostro corso di perfezionamento. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto Italiano di Tecnologia, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, il CNRS francese, la Scuola Superiore Sant'Anna, l'Università di Pisa, il Dipartimento Ricerca e Sviluppo di Unicredit, la Fondazione Gabriele Monasterio, la Fondazione Pisana per la Scienza. Una partnership forte, una comunità accresciuta ed amplificata che rende più viva e vivace la nostra scuola. Tornando al nostro corso ordinario, è anche istruttivo vedere dove sono ora i diplomati di cui vi ho mostrato la provenienza, quelli che si sono, ripeto, diplomati nel 2014. Questo è dove sono in questo momento. Quasi tutti proseguono i loro studi a livello dottorale in Italia o all'estero, con alcune eccezioni per l'immediato inserimento nel mondo del lavoro. Vedete un'apertura verso vari paesi. Questo non mi stupisce, questo fa parte di come li abbiamo formati a dare loro questa prospettiva più globale, e in questa fase della loro vita questa diaspora è benefica. Molto meno benefica, invece, l'incapacità del nostro Paese di intercettare lo straordinario patrimonio di competenze, intelligenza e capacità di innovazione dei normalisti, che troppo spesso, dopo la formazione dottorale ed eventualmente postdottorale, e che sia alla scuola o meno davvero non importa, ma troppo spesso esprimono la loro capacità all'estero. Qui scontiamo gli effetti del reclutamento poco virtuoso del sistema accademico italiano e gli effetti di un sistema produttivo in Italia che non sempre pare capace di apprezzare il valore di una preparazione di alto livello e di capire l'importanza per l'innovazione e lo sviluppo. Anche su questo fronte la nostra disponibilità c'è. Il Presidente della Regione Toscana ha inaugurato lo scorso maggio qui alla scuola il Centro Regionale di Competenza sulle Nanotecnologie, un punto di riferimento per la diffusione di queste metodologie d'avanguardia aperto a tutte le imprese del territorio, non solo. La scuola vanta poi consolidate partnership con importanti realtà del mondo finanziario che nascono dal nostro corso dottorale in matematica per la finanza. La scuola fa di più ed è più coinvolta di quanto sia nell'immaginario collettivo, ma noi siamo pronti a fare ancora di più. E su questa linea, prima di concludere questo discorso, desidero attirare la vostra attenzione su quanto la Normale faccia effettivamente per il territorio e per il Paese, attraverso un programma intenso di attività e azioni dirette al pubblico e alle istituzioni. Un breve elenco che mi fa piacere portare alla vostra attenzione. Il nostro programma di diffusione della cultura scientifica, VIS, Virtual Immersions in Science, e ringrazio il professor Andrea Ferrara e il dottor Marcos Valdés per il loro lavoro. Il nostro programma di collaborazione con le scuole medie e superiori per la sperimentazione didattica e l'aggiornamento degli insegnanti, con un programma in cui gli insegnanti stessi sono i protagonisti di sperimentazione e di sviluppo di progetti e kit didattici.
Menziono il ciclo degli incontri normale, sia a Pisa sia a Firenze, incontri aperti al pubblico con personalità di prestigio del mondo della cultura e delle professioni. La stagione concertistica della città di Pisa, promossa dalla scuola grazie al sostegno della Fondazione Pisa, dell'Associazione Amici della Scuola Normale Superiore con la collaborazione della Fondazione Teatro. A proposito di Associazione Amici della Scuola Normale Superiore, mi fa piacere comunicarvi che è stato eletto il suo nuovo presidente nella persona del professor Giuliano Amato, che ringrazio per la sua disponibilità e per l'energia con cui ha avviato la sua attività. Era quella che ci aspettavamo. I nostri palazzi stessi sono oggi diventati strumento di questa azione di apertura verso l'esterno. Qui al Palazzo della Carovana, un palazzo sempre più aperto alla città e anche le iniziative di altri enti, come molti di voi sanno, grazie anche alla straordinaria professionalità e disponibilità del nostro servizio comunicazione e relazioni esterne. Qui dobbiamo anche l'organizzazione di questa giornata. Davvero grazie alla responsabile Elisa Guidi, ma desidero menzionare Andrea Pantani, Andrea Freccioni, Daniele Leccese, Michele Fiaschi. Qui nel palazzo, dicevo, grazie all'accordo con il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, abbiamo una mostra di opere d'arte curata da Stefano Pezzato, che oltre a testimoniare visivamente che la normale vive nell'oggi, fa da base per incontri con artisti di assoluto valore. Spero poi abbiate apprezzato il restyling di questo palazzo, per il quale ringrazio di nuovo l'Associazione Amici della Scuola Normale e la Fondazione Pisa per il sostegno, e ringrazio il nostro servizio edilizia, la responsabile Benedetta Biondi, Riccardo Scalsini, Massimo Salvetti, e il servizio manutenzione e gestione del patrimonio, come avremmo fatto oggi senza Graziella Malloggi, davvero non lo so, per l'eccellente lavoro svolto. Poi Palazzo Strozzi a Firenze. In collaborazione con la Fondazione Palazzo Strozzi offriamo sponda scientifica alle iniziative espositive, penso ad esempio a questa primavera e agli eventi collegati alla straordinaria mostra Potere e Pathos. Nel Palazzo dell'Orologio, con il sostegno della Fondazione Pisa, apriamo a breve, in occasione del 750° anniversario della nascita di Dante, un museo nella cornice della celeberrima Torre della Fame. Ringrazio il professor Claudio Ciocciola per aver concepito l'iniziativa e per lo straordinario lavoro di modernizzazione del nostro sistema bibliotecario che sta guidando con intelligenza e tenacia, sfruttando in modo ottimale anche i nuovi spazi del Palazzo della Canonica messo a disposizione dalla Regione Toscana che la scuola sta restaurando. Non voglio dimenticare il grazie alla Fondazione Pisa per il sostegno alla creazione del museo. Poco fa menzionavo il nostro lavoro assieme agli insegnanti delle scuole. In questo ambito delle scuole vi voglio ricordare i nostri corsi di orientamento universitario. Questo è un servizio che la scuola offre ai giovani di talento che si avviano a frequentare l'ultimo anno delle scuole superiori per aiutarli nelle loro scelte. Lo sa anche il presidente Mattarella, che ha partecipato, in altra veste, a un corso poco più di un anno fa, il 10 settembre 2014, con una lezione intitolata Le leggi elettorali, finalità ed effetti. So che ne porta ancora un buon ricordo, me l'ha detto poco fa e lo ringrazio di questo. Da quest'anno i corsi, per la partecipazione ai quali siamo arrivati a 3.000 domande, hanno tutti luogo a San Miniato, in collaborazione con la Fondazione Santa Chiara. Stiamo davvero facendo sistema a San Miniato. E ringrazio nuovamente, anche per la loro presenza oggi, il sindaco di San Miniato e il presidente della fondazione della banca Cassa di Risparmio di San Miniato. Hanno condiviso con noi questo progetto e sostengono la nostra scelta. Anche la Regione Toscana ha confermato la scelta della Fondazione Santa Chiara quale organizzatore di 3 corsi di orientamento ispirati al nostro modello. Ne siamo felici e plaudiamo alla scelta della Regione. Rinnovo il saluto alla vicepresidente della Regione Toscana e le confermo la nostra disponibilità a una più stretta collaborazione. Una scuola aperta, dunque, pronta a fare la sua parte e ad accettare nuove sfide. Anche per questo, e in quest'ottica, il nostro tradizionale simposio, coordinato dalla collega Donatella Della Porta, abbiamo deciso di centrarlo su un tema sensibile e di grande attualità: Globalization and Citizens' Rights, di cui vedrete tra poco l'annuncio. Abbiamo ritenuto che la scuola non potesse restare silenziosa,
mentre l'insicurezza sociale ed esistenziale produce pericolose pulsioni xenofobe, mentre i migranti vengono privati di ogni diritto. Illustri ospiti interverranno nel pomeriggio. Oggi però, e ora, vorrei chiedere al collega Della Porta di introdurci il tema del simposio a cui siete naturalmente tutti invitati. Prego. Prende la parola la preside dell'Istituto di Scienze Umane e Sociali, professoressa Donatella Della Porta. Grazie. Presidente, colleghi, amici della Normale, il mio intervento vuole essere breve, introduttivo al simposio di oggi pomeriggio e in una certa misura anche con la speranza di un invito a restare. La globalizzazione è stata presentata in luce benevola, come capace di connettere, di creare ponti, di estendere i diritti umani, di creare identità cosmopolite. Anche in questa introduzione il direttore della Normale ha sottolineato il nostro desiderio di ospitare studenti e colleghi che vengono da fuori dall'Italia. Ma la globalizzazione ha anche dei rischi, di cui vogliamo parlare nel pomeriggio, nella speranza di poter individuare anche delle soluzioni possibili. La globalizzazione è temuta anche per i suoi effetti potenziali in termini di diseguaglianze crescenti, di povertà estreme, nonché di difficoltà a creare identità collettive. È un'opportunità e un rischio su cui riflettere. Le trasformazioni socio-economiche recenti sono andate di pari passo con trasformazioni culturali. Se valori civici di solidarietà e di tolleranza erano radicati in passato in concezioni universalistiche, l'ideologia del mercato si è diffusa in una società che i sociologi hanno definito liquida, individualista, spesso ostile a visioni collettive. Le diseguaglianze crescenti hanno avuto conseguenze anche sulla legittimazione politica delle istituzioni, dato che nelle democrazie che i politologi hanno chiamato democrazie reali, le democrazie esistenti, si sono state legittimate storicamente anche attraverso un crescente riconoscimento ai loro cittadini di alcuni diritti, di un modicum di benessere. In condizioni di diseguaglianza, infatti, lo stesso godimento di diritti civili e politici appare limitato. Mentre ci si chiede, nelle mie discipline, in sociologia e in scienze politiche, quanta diseguaglianza sia tollerabile in democrazia, specifiche forme di globalizzazione sono state anche criticate dai cittadini come pericolose in relazione al riconoscimento dei diritti di tutti quelli che risiedono in un certo paese. Movimenti sociali, organizzazioni di società civile hanno rivendicato una giustizia globale. Le intense ondate migratorie hanno avuto un potenziale molto alto di fertilizzazione reciproca verso nuove concezioni di valori universali e diritti di cittadinanza, con anche di recente l'emergere di espressioni inattese di solidarietà. Ma tutto questo non avviene automaticamente e richiede azione politica e riflessione culturale. Nel pomeriggio di questi temi discuteremo con alcuni ospiti illustri. Goran Tebor dell'Università di Cambridge, uno dei più grandi esperti sul tema della globalizzazione, autore fra l'altro di un libro The Killing Fields of Inequality, che analizzerà le crescenti diseguaglianze socio-economiche e i loro effetti sulla dignità stessa dei cittadini. Ne parleremo anche con Michel Vieviurca, autore di un libro Il male, Evil, in cui rifletterà sulle potenziali conseguenze culturali della globalizzazione, anche in termini di spinte xenofobe, ma anche sulla possibilità di attivare nei cittadini un desiderio per nuovi diritti universali. E io presenterò alcune ricerche in corso alla scuola sulla potenziale opportunità per i cittadini di sviluppare dei modi per rendere la globalizzazione un'opportunità.
Introducendo questi temi, voglio sottolineare quattro aspetti principali che discuteremo nel pomeriggio: la crescita di diseguaglianze e sofferenze sociali, la difficile emergenza di nuove risorse di identità collettive, le conseguenze politiche di queste trasformazioni e infine il potenziale di resistenza dei cittadini, la loro capacità di creare alternative. Se guardiamo a immagini recenti, alle grandi ondate migratorie, alla cosiddetta crisi dei rifugiati, queste immagini testimoniano di difficoltà ma anche di grandi opportunità. Le grandi ondate migratorie degli ultimi mesi, nella loro drammaticità, sono state caratterizzate da sofferenza, ma anche da speranza, da diritti negati, ma anche da diritti rivendicati, da moti di rifiuto, ma anche da grandi ondate di solidarietà, dal basso, spontanee, a rete, nella mobilitazione dei cittadini in solidarietà ai migranti tutti i giorni. Ciò che è importante per capire gli effetti della cosiddetta crisi dei rifugiati è anche guardare non tanto alla dimensione dei movimenti, degli spostamenti, ma anche guardare soprattutto al contesto politico e sociale in cui queste trasformazioni sono avvenute e alla possibilità di migliorarlo. Le diseguaglianze sociali. Le immagini delle grandi migrazioni ci hanno portato anche, ben visibile, il grande potenziale di ineguaglianza che esiste a livello cross-nazionale ma anche all'interno dei paesi. Queste immagini ci portano innanzitutto a interrogarsi sulla radice socio-economica della crisi. I movimenti di persone da un paese all'altro comportano, per chi si muove, inclusi i nostri studenti, una riduzione variabile di diritti, con effetti di inserimento sempre più drammatici a fronte di una generale riduzione degli interventi dello Stato per ridurre le diseguaglianze. I diritti di cittadinanza, che il sociologo Marshall aveva distinto in diritti civili, politici e sociali, erano e sono anche legati alla nazionalità. La globalizzazione non ha portato a una maggiore omogeneità di questi diritti, ma una grande frammentazione, con la compresenza nello stesso territorio di persone il cui la filosofa Hannah Arendt parlava del diritto ad avere diritti, il diritto ad avere diritti dei rifugiati è oggi contestato. C'è stato in questo contesto un generale indebolimento dei diritti di cittadinanza, in un momento in cui i diritti sociali dei cittadini sono stati fortemente limitati a fronte di quello che il sociologo Karl Polanyi avrebbe potuto definire come una seconda grande trasformazione neoliberista. Alla libertà del mercato si è accompagnato un disconoscimento dei bisogni di protezione sociale. Nella ideologia del neoliberismo il libero mercato avrebbe dovuto portare quasi automaticamente a un complessivo benessere. Non è stato così. E quello che ci troviamo a fronteggiare oggi è il bisogno di ritornare a valori di solidarietà e a riconoscere la necessità per la società e per l'istituzione di ripensare al modo in cui intervenire sulle diseguaglianze. Come discuteremo più in profondità nel pomeriggio, il neoliberismo e la sua crisi hanno portato a diseguaglianze crescenti a livello globale, all'interno dell'Unione Europea, ma anche all'interno degli Stati membri, con conseguenze sempre più gravi per alcune categorie, un esempio su tutti i giovani. Questa evoluzione è stata anche collegata a un processo di espulsioni sociali. La sociologa Saskia Sassen ha parlato di espulsioni legate a grandi movimenti di persone e di cose. Le guerre, le catastrofi non più naturali, gli acquisti di grandi terreni e la loro ridestinazione, la perdita della casa, del lavoro, del diritto all'educazione e alla sanità pubblica sono parte di queste espulsioni dei diritti di cittadinanza. Ci sono state anche conseguenze culturali di cui Göran Terborn parlerà nel pomeriggio. È stato osservato che le diseguaglianze sociali sono cresciute in un particolare contesto culturale. In un contesto in cui, hanno osservato Göran Terborn ma anche Pierre Bourdieu tanto tempo fa, la diseguaglianza ha una forte dimensione culturale che rende i più deprivati socialmente anche meno capaci di rivendicare diritti.
In una società che è stata definita liquida, il bisogno di inventare nuove identità collettive si presenta come sempre più forte. Con lo sviluppo di posizioni precarie, il lavoro non gioca più un ruolo centrale nella vita dei cittadini, che è caratterizzata da flessibilità ma anche da incertezza. La paura, che è alla base di sentimenti di esclusione, può essere vista come reazione alla perdita di capacità da parte di comunità e corporazioni di offrire protezione attraverso reticoli densi di legami sociali. In questo contesto è importante individuare quali identità, quali gruppi, quali forme di aggregazione possono offrire nuove speranze e nuove identità collettive ai cittadini. In tutto questo diventa importante anche riflettere sul rapporto tra diseguaglianza politica o diseguaglianza sociale e responsabilità della politica. Jürgen Habermas ha parlato negli anni 70 di una crisi di legittimità, del modo in cui le crisi economiche molto spesso hanno effetto sulle capacità delle istituzioni politiche di ottenere rispetto e di ottenere fiducia da parte dei loro cittadini. Allora questa crisi si sviluppava in un momento di intervento dello Stato nell'economia. Oggi quello che vediamo è un crollo di fiducia nelle istituzioni politiche a fronte di una sempre ridotta capacità di intervento di queste istituzioni stesse. A fronte della proclamazione di una separazione tra Stato e mercato, episodi di corruzione sono apparsi sempre più visibili, sostenendo di fronte ai cittadini l'immagine di cointeressenze frequenti e solide tra elite economiche e elite politiche. Le istituzioni politiche sono state spesso percepite dai loro cittadini come orientate a rinunciare alla protezione sociale a vantaggio del profitto di pochi. Le grandi imprese sono risultate molto spesso non solo too big to fail, troppo grandi per fallire, ma anche too big to jail, troppo grandi per essere portate a rispettare la legge. Allo stesso tempo la politica istituzionale nazionale è apparsa ai cittadini come priva della capacità di elaborare proposte alternative. In tutto questo la forte caduta della fiducia dei cittadini in tutte le istituzioni, da quelle locali a quelle sovranazionali, è un campanello d'allarme che non può restare inascoltato. Nel convegno non guarderemo soltanto agli aspetti negativi, agli aspetti pessimisti sulle potenzialità della globalizzazione, ma cercheremo anche di riflettere sulle sue potenzialità positive, sulle potenzialità di trasformare, sulla crisi come anche momento di riflessione e di cambiamento. E in questo vogliamo riflettere anche sul modo in cui, a partire da pressioni da parte dei cittadini, a partire dal modo in cui la ricerca di nuove identità collettive si è espressa di recente, da queste inattese espressioni di solidarietà che hanno portato anche a un abbastanza improvviso cambiamento nell'opinione pubblica in rapporto all'inclusione dei migranti. In relazione a tutto questo vogliamo ragionare su come tra cittadini, politica, società si possano ristabilire dei rapporti di proficua collaborazione. Se la ricerca sulle diverse forme di partecipazione dei cittadini, in corso anche alla scuola normale, ne ha individuato il potenziale di promozione di nuovi diritti di cittadinanza, ma anche le difficoltà, le debolezze a fronte di sfide recenti, a fronte delle diseguaglianze crescenti, a fronte della modernità liquida, di cui si è parlato come elemento di disgregazione sociale. Le esperienze di partecipazione anche dei cittadini che si sono sviluppate di recente hanno avvicinato i cittadini alla politica, a un'altra politica. Queste rivendicazioni di diritti e le manifestazioni di solidarietà che hanno permesso di ridefinire la cosiddetta crisi dei rifugiati in maniera inclusiva sembrano, se non altro, sfidare le interpretazioni più pessimiste e avviare una riflessione sulle soluzioni possibili. Anche di questo parleremo oggi pomeriggio. Grazie.
grazie alla collega Della Porta per il suo intervento, per aver mandato in blocco il mio... Ora va meglio, sì. Non volevo sottolinearlo, Donatella. È stato assolutamente involontario. Signor Presidente, chiudo la mia relazione, lunga, e chiedo scusa di questo, ma appassionata. E spero di aver mostrato a lei e a tutti i nostri ospiti la normale di oggi, la normale aperta, disponibile, pronta ad accettare nuove sfide, pronta a portare il suo contributo, soprattutto attraverso la formazione dei suoi giovani, ma non solo, come dicevo. Vogliamo sperare che il Paese saprà utilizzare appieno questo potenziale e questa disponibilità. Noi ci siamo. Chiudiamo qui questo discorso inaugurale, quindi desidero ringraziare ancora una volta il Presidente Mattarella per aver voluto dare con la sua presenza un significato del tutto speciale a questa occasione. Ringrazio tutti voi per l'attenzione e dichiaro dunque aperto l'anno accademico 2015-2016, 205° anno dalla Fondazione, e vi ringrazio.